Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash of Clans, quest'oggi nel secondo evento per il quinto anniversario. Ebbene sì, siamo tornati nel mio villaggio esattamente dopo una settimana, torniamo in un big episodio farming. Nello scorso abbiamo farmato tutto, quest'oggi cercheremo di farmare per fare insieme la torre dello stregone a livello 9. Esattamente l'ultima torre dello stregone, proprio questa in alto a sinistra, che ha vinto il sondaggio contro il secondo arco X a livello 4. Ma siete proprio innamorati della torre dello stregone, lo capisco perché piace tantissimo anche a me. Il costo è di 7.200.000, ci siamo quasi, siamo più o meno a 6.450.000. Faremo tre attacchi, ma prima voglio parlarvi del secondo evento. Prima però mi raccomando ragazzuoli, non vi dimenticate di supportare Clash of Clans con tantissimi pollicioni in su, che vi sta piacendo tantissimo e io lo porto molto volentieri. 7.000 like per un prossimo episodio, grazie a tutti per il supporto. Ci fiondiamo subito nella paga eventi, eccoci qua. Evento di oggi, il costruttore è partito, settimana 2, tempo rimasto un fottio. In che cosa consiste? Mi aspettavo dei progressi, qualcosa di carino da completare insieme, magari ottenere gemme. Purtroppo non ci sono, dobbiamo accontentarci di questi giganti che spawnano una volta distrutta la capannetta. Quindi, per rendere il tutto abbastanza speciale, iniziamo togliendo una bella cassetta di gemme, quindi ci darà 25 gemme. Ho preparato per il momento due eserciti composti con i giganti. Composti da giganti, ma non solo. Infatti, per il primo attacco abbiamo 5 P.E.K.K.A. a livello 5 e 7 mongolfiere nel castello, ottimo. Eroi disponibili, maghetti, eccetera. Per il secondo invece 9 streghe oltre che ai giganti. Non vedo l'ora di attaccare, infatti andiamo ad attaccare. Primo attacco da fare, dobbiamo assolutamente trovare tantissimo oro. Voglio tantissimi inattivi. Purtroppo il boost ad una gemma non c'è più. Speriamo di trovare uno over 400.000, 200.000 lo skippo facile. Questo non è inattivo. Non ci voglio credere ragazzi. Questo, fermi tutti, non è inattivo. Ma secondo me lo possiamo spaccare completamente. È abbastanza scarso. E guardate che bottino, quasi 600.000 di oro, lo dobbiamo fare assolutamente. Io direi di attaccare da qui in basso a sinistra. Vado con un sacco di giganti e anche i maghettini per pulire tutta quella zona. Esce il gigante, ma quanto è rapido ragazzi, ma era velocissimo quel gigante. Ma è andato giù subito, quindi non è stato un problema. Vado con i P.E.K.K.A. che devono assolutamente entrare. E vado anche con gli eroi, violentissimi al centro e gira tutto. Ah no, perché sotto si è aperto il muro. Per ora tutto bene. Una bella furia, una bella congelamento qui, perché ragazzi la torre infernale se no ci devasta. Vado anche con il castello e dobbiamo assolutamente aprire tutte e due le zone del villaggio, sia sopra che sotto. Bene, bene la Queen, bene i P.E.K.K.A. che vanno sulla torre. Non è vero, sono andati sulle bombe. La Queen deve andare sulla torre infernale, ci è andata a top. La parte sotto per il momento rimane abbastanza in piedi. Devo stare molto molto attento e molto calmo. Ma ci sono ancora un fotti di P.E.K.K.A. quindi una bella furia qui. Distruggiamo subito il King avversario di livello 5. Guardate i P.E.K.K.A. sono troppo devastanti. Le mongolfiere sono fondamentali in questo caso. Stanno distruggendo, fermi abilità del King, stanno distruggendo tutte le difese in basso a destra e quindi la regina va avanti indisturbata. Che devasto. Abbiamo ancora 7 goblin da utilizzare, che utilizzeremo tranquillamente dopo, oppure possiamo utilizzarli sotto per prendere velocemente il municipio. Occhio alla regina che è stata sola davanti a tutto e tutto sta uscendo. Non mi piace assolutamente questa cosa. Un minuto e mezzo per prenderci tutto quel settore in alto, ce la dobbiamo assolutamente fare. I P.E.K.K.A. sono lenti. Dai maghetto, distruggi subito la caserma nera e via. Ora tutto deve salire. Sarà difficile, solamente un minuto 10, ma ho le pozioni, ho anche la pozione del salto che potrei tranquillamente non utilizzarla perché c'è solamente un filetto di mura. Vado con una bella cura, serve? Non lo so. Ho anche l'abilità della Queen, 58 secondi, l'importante è prenderci i depositi che sono al centro, quindi sono difficilissimi da prendere, ma entrano i P.E.K.K.A. e quando entrano i P.E.K.K.A. succede il delirio. Giù il primo deposito di Sir, siamo già strapieni, quindi tutto l'eccesso viene buttato. 16 ore di scudo, 43 secondi. Io direi di andare con l'abilità. Possiamo andarci, sì, abilità della Queen. Così l'abbiamo piena anche per il secondo attacco e c'è un al villaggio 100% pazzesco. Giù l'arco X in costruzione, anzi miglioramento, perfetto. Guardate che primo attacco, sensazionale. 600.000 d'oro con il bonus al 100%. Incredibile, 4.900 di elisir nero e tutto l'elisir buttato. Ragazzi, non odiatemi, ma non ci faccio niente. Eppure il bonus stella completato. Ritirando il bonus stella, potrei tranquillamente fare la torre dello stregone, ma noi non ci accontentiamo. Imposto subito il terzo esercito.
Comunque, il fatto che non ci sono progressi è una cosa che va a mio vantaggio, così non rischio di fare fail. Andiamo a fare il secondo attacco. Spero di fare un altro tristellamento. 372.000. Al primo skip, ma io lo skippo, ne voglio uno molto più grande. E infatti, amici miei, poco dopo 464.000. Purtroppo, ragazzoli, in questo attacco non abbiamo il king, quindi fare il 100% non sarà facile, ma ce la mettiamo comunque tutta. La buona volontà c'è sempre da parte di Grax. Siamo partiti, vado con le streghette, vado con i maghi. Prima era meglio mandare i maghi. Vado con la Queen e direi anche con il castello, perché abbiamo un bel po' di bocciatori, pure le pozioni. Iniziamo con il botto, devo assolutamente coprire tutta quella roba in alto, altrimenti muoiono subito con i colpi del mortaio. Perfetto, abbiamo distrutto tutto il lato, ma non sarà facile fare 3 stelle. Io ci provo, con tutte queste pozioni possiamo comunque farcela. Tanto al centro è tutto scarico, abbiamo preso veramente tutto l'oro e quasi l'elisir. Guardate qua che ben di Dio al centro, bella pozione della cura. Ci sta la stragrande, giù le Tesla. Deve andare giù anche l'altra. Una marea di scheletrini da questa parte e via. Velocissimo, ho velocizzato pure la Queen. Ce la possiamo fare, 2 stelle fatte. Ragazzi, 3 stelle sono improbabili. Non abbiamo il King che distrugge tutto. Però occhio, perché la Queen ha ancora l'abilità attiva. Tantissime streghe che non devono andare solamente davanti alla Queen. Come on Queen, fai il delirio. Ti prego, decidi le sorti di questo attacco. Dai che ce la puoi fare. Abbiamo anche i Goblin che non ho utilizzato, ma sono praticamente inutili. Esce un gigante, andrà giù subito, abbastanza subito, perché ci sono una marea di scheletrini. Il gigante a livello 1 cosa fa? Non ha niente di vita. Ce la possiamo fare, ce la dobbiamo fare. Vai Queen, sono rimaste solamente 4 streghe. Ai ai ai, poca roba. Distraiamo qui i cannoni con i goblin, ma non riusciremo praticamente a fare niente. Altri goblin, ne mettiamo qualcun altro qua sopra per distruggere il muretto. 1 minuto e 10. Forse possiamo farcela, non lo so. Dai Queen, giù la torre infernale scarica. Non ci rimane altro che distruggere la parte in basso. Potrei addirittura utilizzare la pozione del salto, ma non serve in teoria. Forse ce la facciamo. Sta subendo troppi colpi, quindi vado di abilità. Non ci sono più streghe se mi distrugge la Tesla. E subito il cannone. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, un altro tristellamento. Che spettacolo. Che spettacolo. 98%, rimane una sola. No, non rimane. Ma perché vanno verso il gigante? Lo voglio solamente sapere. Il gigante si sta facendo uno scontro 1v1 con lo scheletrino. E ora rientra. Veloce, veloce, veloce. Solamente 26 secondi. Devi distruggere assolutamente la torre dello stregone. Ce la farà, ragazzi. Una corsa contro il tempo, ma c'era la strega. Benissimo, un altro 100%. Che episodio stratosferico. Forse per l'ultimo attacco abbiamo pure gli eroi. Non ci rimane altro che aspettare. Per voi sarà un secondo. Siamo tornati, amici, truppe pronte. Andiamo a fare il secondo attacco. 2 stelle rimanenti per il bonus stella. Cerchiamone un altro bello carico. Abbiamo tutto, castello, reali. Possiamo distruggere qualsiasi inattivo. Ragazzoli, voi forse non potete capire quanto io abbia skippato. Fate la differenza tra le monete con cui sono partito e quelle che ho attualmente. Un disastro, mi devo accontentare di queste 300.000, altrimenti torniamo a 6 milioni e mezzo per trovare un 400.000. Vado con il king, ma non devo mandare il king prima ai giganti, ma questi sono dettagli. Entriamo al centro, voglio assolutamente tristellarlo. Questo è poco ma sicuro. Per quanto riguarda questo attacco, mi sono preparato un bel po' di minatori, maghetti e domatori. Qualcosa di abbastanza strano e particolare. Vado con il castello mongolfiere, tatticissime. Io direi di mettere una bella salto qui, una bella furia per velocizzare il tutto, e ci butto pure una bella curetta che ho messo abbastanza bene. Poteva andare molto peggio. Sono andato con tutti i domatori, ho messo anche i maghetti. Scudo per l'avversario di 12 ore. Abbiamo degli spaccamuro che non serviranno quasi a niente, e 20 goblin che invece servono qua sotto. Velocizzeremo il tutto, però c'è una torre dello stregone che può dar molto fastidio, infatti non voglio sprecarli. Utilizziamo abilità del king, le pozioni me le voglio tenere. Attacco rapidissimo. Tutto l'oro preso, vado con gli spaccamuro, perfetto, lo stregone è girato. Ne metto un tot lì, alcuni da questa parte perché c'è una trivella e un estrattore. Abilità della Queen e 100%, facile facile. Diciamo che non ho preso tantissime monete, infatti sono semplicemente a 7.837.000. 100% bonus, ovviamente al 100%. Torniamo al villaggio e bonus stella completato. 2 bonus stella fatti in un unico video. Direi che possiamo fare a questo punto e concludere insieme l'ultima torre dello stregone a livello 9 con 7.200.000. 10 giorni. Tantissima roba. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Andiamo a prendere, ragazzuoli, il carretto che non posso prendere. L'oro sì, ma rimane l'elisir, quindi lo prenderò dopo. Vediamo al volo i progressi. Ok, completati, anche se non ci sono, ma questi sono dettagli. Per quanto riguarda il prossimo upgrade, dato che nel precedente abbiamo fatto 2 cannoni, in questo la torre dello stregone,
la votazione è tra il secondo arco X a livello 4 e una torre degli arcieri a livello 13. Con tutti questi upgrade ho perso i numeri, però sì, a livello 13. Mi raccomando, votate il sondaggio in alto a destra, like e commento. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash of Clans, che sarà probabilmente mercoledì, sì, domani.